È ufficiale, Erika Alessandrini è la candidata del Movimento 5 Stelle alle amministrative di Pescara. Come mai questa scelta? È ufficiale, sì, il Movimento 5 Stelle mi ha scelto come candidata a sindaco, ho l'onore di rappresentare quindi il Movimento alle prossime elezioni comunali. Abbiamo lavorato per 5 anni in Consiglio Comunale, ci siamo battuti per lavorare bene, per dimostrare che siamo competenti, che sappiamo lavorare, che abbiamo delle idee di città e che possiamo avere tutte le carte per realizzare ciò che abbiamo in mente. Si parla di amministrative e a proposito di elezioni locali, i dati del Movimento 5 Stelle nelle ultime regionali in Abruzzo e Sardegna non sono stati molto positivi. Su Pescara cosa pensate di fare a questo punto? Perché a livello locale il Movimento 5 Stelle spesso riporta risultati inferiori rispetto al dato nazionale. Sappiamo che la strada è in salita, ma non ci spaventa. Ovviamente i contesti regionali sono molto più collegati agli andamenti nazionali. Noi lavoreremo fortissimamente con il territorio, a stretto contatto con i quartieri della città. Infatti dalla settimana prossima inizieremo la scrittura del programma. Il programma verrà scritto con la cittadinanza, con i portatori di interesse, i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori. Lavoreremo a strettissimo contatto con il territorio e questo siamo sicuri che ci darà merito e vantaggio. C'è però anche qualche voce contraria alla sua candidatura anche all'interno del Movimento 5 Stelle, quella per esempio dell'altro consigliere comunale Massimiliano Di Pillo. Sì, abbiamo letto oggi sui giornali qualche voce di questo tipo, ma il Movimento 5 Stelle certifica un'unica lista nei comuni e la nostra lista è stata certificata dal capo politico e quindi, come si può leggere anche sul sito del Movimento 5 Stelle, siamo la lista certificata che ha quindi l'autorizzazione ad utilizzare il sito. E non abbiamo, quindi non c'è possibilità per altre liste.